Ciao ragazze, allora prima di iniziare volevo scusarmi con voi perché come avete potuto notare sul canale non c'era il video sugli auguri, degli auguri di Natale, ma ve li ho fatti su Facebook perché veramente non sono riuscita a girare il video, tornavo a casa distrutta perché come sapete lavorando in un negozio, ad esempio il 23 e 24 abbiamo fatto orario continuato, giorni di festa, al negozio c'era abbastanza gente, tornavo a casa distrutta, ho avuto addirittura i crampi ai piedi, sono stata di merda e in più avevo il raffreddore e la febbre, poi mi sono dovuta prendere qualcosa perché la vigilia, insomma il 23 e il 24 dovevo scendere al lavoro, quindi dovevo far qualcosa per restare in forza, quindi non ho potuto girare il video. Questo, quindi perdonatemi, ma per chi mi segue su Facebook sa che vi ho dedicato uno stato su Facebook e vi ho fatto gli auguri. Allora, questo, come potete intuire, è il video sui regali di Natale. Inizio subito perché sono davvero tantissime cose e quindi non mi perdo in chiacchiere. Vi lascio giù nell'info box il video del mio primo regalo di Natale ricevuto dalla mia amica Mara, dove diciamo è la maggior parte make-up. Quindi ve lo lascio giù nell'info box per chi ancora, insomma, non l'ha visto. Allora, inizio con l'abbigliamento. Vi faccio vedere cosa mi ha regalato il mio fidanzato per Natale. Allora, vi faccio vedere per prima cosa queste scarpe, che è il modello simile alle Jeffrey Campbell, mi pare si chiamano così, e sono dorate, come potete vedere, con le stringhette. Io già ce le ho marroni con dietro il tacco tutte le borchie, sono di velluto e mi sono fatta prendere anche queste perché nonostante siano alte e con questo platò abbastanza alto le trovo molto molto comode. Poi vi faccio vedere sempre quello che mi ha regalato il mio fidanzato. Un attimo solo. Allora, da H&M ho comprato, perché poi me lo sono scelta io queste cose che vi sto facendo vedere, e lui mi ha preso come sorpresa un'altra cosa, perché siamo andati tipo non i primi di dicembre, comunque qualche settimana, no, quasi i primi di dicembre, proprio per evitare che non mi potevo più muovere al negozio, insomma, mi voleva fare un qualcosa, voleva insomma, sceglievo cosa volevo per Natale, e quindi ho preso questo. Questa magliettone di lana qui da H&M, che è una L, l'ho preso apposta più grande di una taglia perché lo metto sui leggings a mo' di vestitino, mi piace moltissimo. E l'ho preso da H&M questo qui. C'era anche grigio chiaro se vi interessa. Ed è fatto tipo di lanetta con questa fantasia qui. È molto molto bello e caldissimo. Poi, sempre il mio fidanzato, ho preso anche queste due cosettine qui che mi servivano e volevo provare, ovvero il Lash Mania Reloaded di Essence che sto amando alla follia e lo sto utilizzando sempre praticamente da quando ce l'ho, e la matita labbra contorno perfetto della Wycon. Ne ho sentito parlare bene da Eleonora. Ti mando un bacio, Ele, e quindi l'ho voluta provare anche io e l'ho comprata e devo dire che mi ci sto trovando abbastanza bene. Poi, sempre il mio fidanzato poi mi ha preso questo kit di prodotti per capelli che sa che io adoro. L'olio d'argan e adoravo, cioè adoro anche il Moroccan Oil e mi ha preso questo set qui che è, devo dire la verità, il profumo è 100.000 volte meglio del Moroccan Oil ed è della linea di Ecos. Non conosco questa marca, però l'ha preso per le ragazze di Salerno da Professional Cosmetics a Mercatello e mi ha regalato la maschera nutriente all'olio d'argan di questa marca qui che ha un odore buonissimo. Questa qui è per uso professionale, quindi ci sarà un botto di prodotto, ha una scadenza di 12 mesi e non indica gli ml. Comunque, davvero, 500 ml di prodotto. Sono prodotti per uso professionale, quindi formato parrucchiere, per questo comunque ce n'è un botto. E l'ho già provato, ho fatto lo shampoo e ho utilizzato tutti e tre i prodotti che vi sto per mostrare. Ed è buonissima, ha un odore buonissimo. E quindi la maschera
L'olio di argan l'ho utilizzato sia, sia con i capelli bagnati che con i capelli asciutti. Bagnati per renderli più districati e morbidi, e asciutti per renderli più luminosi. E questo qui sempre è un flacone formato insomma parrucchiere ed è da 150 ml di prodotto. La boccetta in vetro, e ragazze, ha un odore soave questo olio. Mamma, buonissimo, 100.000 volte meglio del Moroccan Oil a livello di odore. E anche come prodotto mi ci sto trovando abbastanza bene, già dalla prima applicazione mi piace perché anche da asciutti non lascia unti i capelli, anzi il capello lo nutre e non fa quell'effetto unto bruttissimo come potete vedere. Poi, per finire, mi ha preso, allora la metto qua per paura che mi si rompe la bottiglina di vetro, mi ha preso anche lo shampoo, questo qui sempre formato parrucchiere come potete vedere, ed è da 350 ml di prodotto ed è lo shampoo della linea dei due prodotti che vi ho mostrato in precedenza ed è sempre all'olio d'argan. Quindi molto molto bello questo kit e devo dire sono davvero molto molto buoni i prodotti. Poi, vi faccio vedere cosa mi hanno regalato, le mie amiche. Allora, inizio con la mia amica Francesca, mi ha preso questo struccante della Vichy ed è il purée thermal, per struccante le lenti occhi sensibili senza parabeni. Come si può vedere, l'ho provato, e devo dire mi piace molto. L'unica cosa che non mi ha struccato bene è il prodotto di Paola P per sopracciglia, ma quello lì non lo strucca nulla, davvero. E, mi piace perché non brucia gli occhi, anche se vi va un pochettino di tonico all'interno dell'occhio, non brucia, lascia la pelle bella morbida e scioglie nel vero senso della parola il trucco. È davvero molto molto buono. Poi la mia amica Stefania mi ha regalato il rossettino fucsia della Rouge Beaucaire, lo stesso di quello lì rosso che già vi ho mostrato. Questo qui invece è il 603 della linea sempre matte. 603 matte. Vi faccio uno swatch. Come potete vedere, questo è il colore. Sembra rosso, ma vi assicuro che è fucsia. È un fucsia bello intenso, mi piace tanto. E questi rossetti qua durano tantissimo, cioè sono davvero favolosi. E il colore, come potete vedere, è bello pieno, fantastico. E in più mi ha preso un cestello che purtroppo ho scordato di là, dove poter mettere i pennelli, quelli lì sporchi. Lo utilizzerò per quello perché come cestelli, insomma, qui per i pennelli ce li ho. Me ne mancava uno per i pennelli sporchi, dove metto quelli lì sporchi. Quindi ce l'ho nel bagno, comunque è molto semplice, un cestellino dove mettere i pennelli. Poi la mia amica Veronica mi ha regalato questo kit di Bottega Verde, la crema mani all'argan e iris del Marocco. E questa qui è 75 ml di prodotto ed ha un odore, ragazzi, fantastico. E questo burro corpo che non ho aperto perché tengo già altre creme corpo aperte ed è al karité d'Africa, burro corpo ultra ricco. Ed è questo qui, come potete vedere è chiuso, però si sente che c'è un buonissimo odore. Poi, la mia amica Crizia mi ha regalato questo collo fantastico, cioè stupendo. Vedete che bello, poi io adoro questa tipologia di collana e come potete vedere, rende particolare qualsiasi tipo di maglia. Io, ad esempio, indosso una maglia semplicissima nera. Vedete, mettendo questo collettino qua, come diventa bella sta maglia. Stupenda, davvero stupendo questo collo. Poi dà una bella luce al viso, mi piace moltissimo. Poi, mia cognata mi ha regalato due prodottini di trucco di make-up.
Che allora il primo è su mia richiesta e mi ha preso l'eyeliner per sopracciglia della Wycon, che è quello che indosso e adoro, oh, davvero, mi piace un sacco. Questo qui porta anche il pennellino, l'ho provato prima, ma fa un po' schifo, devo dire la verità. Ho utilizzato il mio pennello solito, e mi ha preso anche un lip gloss pencil della Kiko. Questo qui è nel colore 03. Vi faccio vedere, è un marroncino lucido, un color nude luminoso, molto molto carino, sembra quasi un gloss appunto, molto molto bello. Come potete vedere è iridescente, bellissimo. E mi ha preso questi due prodotti. Poi il mio papone mi ha regalato finalmente lui, Chloé, che è l'Eau de Parfum, e io amo questo profumo, adoro. Tra l'altro, ragazzi, ha un packaging ultra ultra fashion, molto molto fine, stupendo. Questo qui è il 50 ml, 50 ml, fa fino al 75 ml, però sinceramente costava un botto e quindi ho preferito prendere questo qui da 50 ml. E questa è la confezione, guardate che bello, e ha un odore, ragazze, stupendo. Questo qui che vedete è in argento e il nastrino dice, insomma, questo cosettino qua è stato legato a mano, comunque è stupendo. Mamma, sentite da qua il profumo, molto molto raffinato, lo adoro, lo adoro, lo adoro questo profumo. Finalmente è mio. Io sono malata di profumi, come ben sapete, e ho deciso, insomma, di farmelo regalare per Natale. In più mi ha dato anche una cosa di soldi il mio papone, quindi viva me. E anche i miei nonni mi hanno dato i soldi, quindi non vedete, insomma, e mie zie anche, quindi non vedete nulla perché mi hanno dato i soldi. Poi la mamma del mio fidanzato mi ha regalato questo bellissimo kit di Bottega Verde in edizione limitata. Ed è il kit Elisir di Cashmere, che ho provato sia il bagno doccia ieri, che ha un odore buonissimo, sia la crema corpo, e si può vedere, e sia il profumo, che ha un'ottima profumazione, devo dire. Mi ricorda molto il Natale questo profumo, non so spiegarvi la fragranza. Comunque è molto fresca, quell'aria natalizia, non lo so, mi piace. Ed è questa, come potete vedere, la confezione. Questa è la confezione del profumo, molto molto carino. Ed è un 30 ml, ed è un Eau de Toilette. Comunque, buonissimo anche questo. Sono rimasta molto contenta, devo dire, dei regali di Natale. Poi, vi faccio vedere cosa mi sono comprata io ultimamente, che non vi ho mostrato. Mi sono comprata questo leggings perché è di Salerno, da Energy, con questa fantasia damascata, molto molto carino, ed è grigio e nero. Poi mia mamma da Zara mi ha preso prima di Natale questa magliettina qua. Cioè, sia gialla che blu elettrico, perché le amiche di mia sorella gliel'hanno regalata ed è molto molto carina, non so se si può vedere. Porta con la manichina a tre quarti, è tipo accollata e porta questo volant di chiffon sotto, molto molto carina. L'ho indossata per queste feste, anche per il colore che ha, devo dire la verità, questo giallo, poi l'ho abbinata al colletto che mi ha regalato la mia amica, insomma mi è piaciuta tanto. Poi io, sempre da Energy, ho comprato, perché è di Salerno ovviamente, questa magliettina qua con le croci, mi ha fatto pensare tantissimo ad Alicia, la diva del tubo, che se mai mi vedrà gli mando un bacio forte perché l'adoro. E non lo so, mi piace, è molto particolare, mi ha fatto pensare a lei e me la sono comprata. E porta anche questa cerniera, che la potete mettere tipo con una canottina sotto, non lo so. È molto carina e anche da abbinare alle scarpe, che porta, all'interno porta praticamente dei filamenti oro come le scarpe. Comunque, molto molto carina. E poi mi sono comprata questa pochette per uscire la sera, fatta tutta di questi bottoni,
si può dire sì, bottoni, o di varie, insomma, varie fantasie. C'è questa qui che riguarda molto Versace, le stelline, questi qua sbrilluccicosi, questo qua liscio oro. Questo qua che non lo so, c'è tipo uno scudo vicino. Questi qua, no, è ben fornita di queste applicazioni, insomma, molto molto sobria, come piacciono a me le cose. E dentro porta la tragollina, però io sinceramente la trovo molto più carina da portare così, in questo modo. E niente, è di pelle nera con queste applicazioni e dietro porta la cernierina. Ed è insomma sono delle cose che mi sono comprata prima di Natale come piccolo regalo di Natale. E vi ripeto, per chi è di Salerno, la pochette, la maglietta con le croci e le leggings le potete trovare da Energy. Sta anche a Cava per le ragazze di Cava sul corso o a Torrione. E niente ragazze, io ho finito. Ah, vi volevo far vedere tutte le bustine carine che mi hanno regalato le mie amiche e che ho voluto conservare per farvele vedere prima che le metto da parte nel ripostiglio. C'è questa con il gattino o il coniglietto, non saprei. Comunque è carinissima. E poi c'è quest'altra che pure è troppo troppo bellina. Eccola qua, questa che si apre così, vedete, stupenda, davvero stupenda. E niente, ve le volevo far vedere, infatti me le sono conservate qui tutte le buste. Poi vabbè, c'è quella di Bottega Verde con l'omino di Pandistelle. No, sono davvero carinissime, le metto nel ripostiglio. E niente ragazze, questo è il video sui miei regali di Natale. Manca quello di mia sorella e del ragazzo di mia sorella perché ce li scambiamo la Befana. Così, perché mia sorella insomma non ha avuto modo di prendermi il regalo e via discorrendo, quindi non ci sta problemi. Anzi, meglio che mettono i saldi, quindi mi comprano più cose. E niente, vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!